girl of it so delicious. Quest'oggi vedremo proprio la produzione dei chicchi di caffè al caffè torrefatto. Siamo proprio alla Vivas quest'oggi per vedere la lavorazione del chicco di caffè. Sì, è un'azienda dove viene importato il caffè crudo e poi viene, diciamo, elaborato nella macchina dove si cuoce e escono questi chicchi qua. E infatti, quindi la cottura, e noi quest'oggi quindi facciamo proprio un viaggio, il sentiero dei sapori vi conduce in questo posto, in questa fabbrica dove avviene la lavorazione e poi lo andiamo a gustare ovviamente. Alla rotonda. Un'esperienza trentennale nel settore, qualità e professionalità. Soddisfattissimi dei nostri prodotti, della nostra clientela, ampiamente in corso, più che soddisfatti. Prodotti selezionati sui Robusta, più che selezionati sulle Arabica, sia centroamericane, sudamericane che brasiliane, molto contento. Appunto, producete in tutto il mondo? Tutte le nazionalità caffeicole mondiali stanno giù da noi. Ecco, ma qual è proprio la qualità specifica di questo prodotto? La nostra base sono sempre le miscele sudamericane e brasiliane, che di base con il Santos brasileno, quindi periodicamente e cadenzialmente sono sempre su vecchissimi raccolti in azienda, prodotti torrefatti, imbustati, fatti riposare il giusto tempo e mandati in produzione. E noi quest'oggi abbiamo visto proprio dal chicco crudo la produzione, la lavorazione e poi ovviamente il prodotto finito. Ci siamo abbastanza orgogliosi. Il bar La Rotonda quest'oggi utilizza un caffè particolare, il caffè appunto Vivas, e tra l'altro un caffè prelibato perché arriva appunto dall'America Centrale e soprattutto dall'India, quindi noi vediamo proprio la produzione del caffè dal chicco alla torrefazione. È un prodotto 80% all'arabica e 20% di robusto, di cui me l'ha proposto nel 2005. Ecco, come nasce il tuo bar? Perché hai deciso appunto di intraprendere questa attività? Diciamo che me la sono portata da quando ero piccolino, cioè avevo 8-9 anni, iniziato a fare il calzone, poi all'età di 21-22 anni ho aperto la prima attività, poi ho avuto piccoli problemi e quindi ho iniziato di nuovo nel 2003, ancora tutt'oggi aperta la rotonda. Delicious, il sentiero dei sapori, quest'oggi vi conduce a San Marzano al bar La Rotonda. Con Delicious quest'oggi preparo proprio io il caffè, quindi attendete qualcosa di molto particolare, lo prepariamo e quindi... Enzo, posso? Eccomi, allora quest'oggi prepariamo il caffè espresso. Sì, diciamo dalla torrefazione prepariamo sempre l'espresso che è arabico all'80% e 20% di robusto. Se lo vogliamo assaggiare, proviamo. Come viene preparato? Allora, viene preparato, attorno ci mettiamo un po' di Nestlé cioccolata, poi aggiungiamo del caffè e poi mettiamo tutto crema di latte. Poi c'è una cialda e ancora un po' di cioccolata. Caffè espresso, caffè veniziano agli amaretti e soprattutto caffè macchiato. Questi sono i caffè del bar La Rotonda a San Marzano. Delicious, il sentiero dei sapori. Girl, love is so delicious.